Precedenti storici sul turismo di Soverato. La moda dei bagni di mare cominciò a sostituire già ai primi del Novecento la costumanza della villeggiatura in campagna. Si trattava allora di una nuova usanza nobiliare ed alto borghese, diffusa soprattutto presso i giovani permeati dello spirito modernista ed ottimistico della Belle Époque. Verso gli anni 30 i bagni di mare divennero accessibili anche alla piccola borghesia e in Italia anche ai figli dei popolani ospitati nelle cosiddette colonie estive. Stazioni balneari come quella della costa romagnola o del litorale romano assistettero già allora ai primi fenomeni di massa. In Calabria le prime località interessate al turismo balneare furono piuttosto sulla costa tirrenica che su quella ionica. Qui cominciò ad attrezzarsi allo scopo Crotone, mentre Soverato ospitava d'estate alcune famiglie della nobiltà ed alta borghesia di Catanzaro, legate da vincoli di amicizia e parentela con la buona società soveratese, e in genere possedevano in paese delle residenze. Le attrezzature balneari erano allora private e consistevano in grandi baracche di legno situate sulla palafitte e affacciate sulla battigia. Sorgevano intanto i primi stabilimenti pubblici in grado di fornire servizi adeguati, mentre anche i ceti meno fortunati prendevano l'abitudine di frequentare la spiaggia, attrezzandosi in proprio di ombrelloni. Soverato si dotava di un'azienda di soggiorno ottenendo il riconoscimento ufficiale di stazione di cura, soggiorno e turismo. Nel 1954 l'ente provinciale del turismo, EPT, vi costruiva il primo stabilimento di muratura denominato Miramare, fornito di pista da ballo e ristorante e concesso in gestione ad imprenditori privati. I forestieri alloggiavano nei due piccoli alberghi allora esistenti o prendevano in fitto stanze in appartamenti privati. Quanto ai centri vicini, vi perdurò fino a tempi recenti il costume di costruire rudimentali capanne di legno e frasche, dove la popolazione degli abitati di collina trascorreva tutto o in parte il mese di agosto. Ben diverso il caso di Copanello di Staletti, divenuta, assieme alle spiagge vicine di Caminia e Pietragrande, meta del turismo estivo catanzarese e dotatosi di stabilimenti ed alberghi. Insorgeva negli anni 50 e 60 la tendenza a investire dei risparmi nell'acquisto di appartamenti o villette specificatamente destinati alle vacanze estive. Si aprivano i complessi turistici di Santa Maria del Mare, Calaghena, Pietragrande, Blu 70, Costaraba, Rebus, Baia dell'Est, La Feluca. Gli anni 50 sono l'età d'oro del turismo soveratese, che fece della cittadina ionica una delle più rinomate località balneari dell'Italia meridionale, non priva di una certa fama nazionale e internazionale. L'istituzione di un campeggio nel cuore stesso dell'abitato favorì l'incremento del numero dei forestieri, mentre intelligenti iniziative promozionali rendevano piacevole e intenso il soggiorno anche ad un'utenza qualificata. Si ricordano alcune manifestazioni canore, il Buttafuori, Zecchino d'Oro, un serio premio letterario, le due edizioni del campionato internazionale di motonautica, le tradizionali e ben riuscite feste goliardiche curate dagli studenti, gli spettacoli teatrali di vario genere, la frequenza di serate musicali e canore con alcuni dei più rinomati artisti del tempo. Sorsero a Soverato complessi edilizi destinati a case per le vacanze e vennero aperti alberghi dotati di buona ricettività. Un progetto di villaggio turistico in un terreno comunale non ebbe però seguito. Soverato si dotò di un complesso termale che avrebbe dovuto utilizzare l'acqua marina a scopo terapeutico. Un primo lotto di lavori diede luogo alla struttura portante, vennero però meno i finanziamenti successivi e la terribile mareggiata del 1972 distrusse in breve anche lo scheletro. Il turismo soveratese conservò gli alti livelli di presenze fino agli anni 80, ma la qualità andò progressivamente deteriorandosi. Negli ultimi 20 anni qualche iniziativa cominciò a svilupparsi anche nei centri vicini, favoriti da minore confusione e in genere da costi più convenienti. La pochezza di attrattive fece però sì che i villeggianti in questi piccoli centri frequentassero più spesso Soverato, in cerca di occasioni e di svago. Oggi Soverato, che accoglie un gran numero di ospiti, potrebbe aumentarne la quantità o piuttosto la durata del periodo turistico, in atto limitato ad agosto, e migliorarne la qualità.
E si spera che qualcos'altro si faccia ancora, perché Soverato proceda al passo coi tempi e sia moderna in questo nuovo secolo come fu moderna in tempi passati.